Questo programma è offerto da... Esiste un bar aperto tutto l'anno, comprese tutte le festività? Certo! È il Bar Valentina, a tua disposizione 7 giorni su 7 per colazioni, merende e soprattutto punto pranzo. Bar Valentina, un solo bar per 1000 servizi. Gradisce, signore. Parti sarebbe senza Koleski. Koleski, carta, plastica, parti. Amiche, oggi si fa una ricettina bellina bellina, e meno ci si prova a farla bellina, poi basta la sia buona. Che si deve fare? Si fa i cannoli differenti, che trattasi di cannoli con del pane da tramezzini. Faremo un patè con dei carciofi trifolati e la patata. Li andremo a riempire con questo patè con del prosciutto cotto e del pecorino, e li passeremo nell'uovo, nel pangrattato, e li friggiamo. Proviamo a vedere che sorte fuori, va bene? Allora, questo si prende il pane a cassetta, questo qui pane bianco, e cosa si fa? Ora ve lo fa vedere, se non mi casco ogni cosa, si prende e si schiaccia con il mattarello . Si allunga . Aspettate uno per volta . Così anche questo, e questi sono pronti. Si prende il mini pimeri e ci si mette i carciofi. Carciofi. Un pochino d'olio. Vorrei provare a mettere anche la patata, se ci viene qui dentro, se no bisogna passarla allo schiacciapatate. Però proviamo con un po' di brodo eventualmente. I carciofi sono passati nell'olio con un po' d'olio, cotti, l'aglio e del prezzemolo. Se delle volte voi avete anche dei carciofi che vi avanzano, qualcosa del genere, potete fare anche. Perfetto! Vai! Eccolo qui. Prendiamo l'uovo, l'uovo, prendo una un po' di sale. Perché questi l'ho pensato, dico, delle volte anche quando si va via, si va fuori, oppure si fa una scampagnata con gli amici, tutti dicono io porto questo, io porto quest'altro. Questi sono buoni anche freddi, mangiati dopo, portate una cosa diversa, carina, che nessuno ci pensa.
Invece porta sempre le solite cose, le solite torte. Sono buone anche quelle, eh? Non è. Però va bene. Allora procediamo all'esecuzione. L'esecuzione. Io levo le patate perché tanto non ci servono più. Vai, così si fa spazio. Prendo un cucchiaio. Va un cucchiaio. Estendo qui un po' di questo. Poi prendo del prosciutto cotto. Prosciutto cotto così e un po' di pecorino. Poi si arrotola così, si taglia con i rebbi della forchetta, si stringe così. Oh. Poi si passa, ora si fa un altro, un altro. Devo schiacciarlo di più perché mi si è compattato bene. Ecco fatto, vedi? Ho fatto troppo alla zerta, via. Volevo fare alla zerta, vedi? Presto e bene, vanno d'accordo. In cucina si fanno le cose veloci, però bisogna farle con attenzione. Ecco. Oh, via. Forchetta. Così. Io li ho chiamati cannoli, ma potrebbero essere dei saccottini, qualcosa, non saprei. Via. Oh. Va schiacciato bene bene, Che se no, vedete? Qui non l'avevo schiacciato bene, viene tutte le screpolature. Carciofo di nuovo. Prosciutto cotto e pecorino. Si taglia anche questo. Chiude così. E l'ultimo. Poi voi ne fate quante vi pare. Li potete fare anche a catena di montaggio. Prima schiacciate tutto il pane. Poi lo dividete. Poi mettete, lo riempite, poi lo chiudete, li passate nell'uovo, nel pan grattato. Ecco qui. Ora, l'uovo è già sbattuto.
si fa? Si toglie tutto questo. Procediamo. Già, io ho preso anche, aspetta, lo faccio anche da quest'altra parte perché sennò non mi sta chiuso bene. Ecco, così. Qui lo stesso. Opla. Vediamo se si recupera anche quello lì un po' sgangherato. Ma quando poi gli è fritto mi sa che viene bellino lo stesso, eh? Caldo. Allora, si passa... Oh, mi si è riaperto questo. Fermi tutti, fermi tutti. Si passa nell'uovo, nel pan grattato, così, e poi si mette e si frigge. Chiudiamo bene anche questi. Nell'uovo, nel pan grattato e si frigge. Giriamo. Opla. Vai. Si prende questo, un po' di carta. Del Koleski, sempre la carta, quella gialla alimentare. Questo è pronto, questi qui. Bellini, però. Via. Chiudiamo un po' così. Ecco. Uovo. Pan grattato. E via. No. E questo. Così. E anche questo, via. Mi do una sciacquatina alle mani. Veloce, veloce. Ecco qua. Pronta. Pronti. E via. Anche questi. Uno e due. Si spenge tutto, si lascia un po' sgocciolare dall'olio e, siccome li ho pensati proprio per una scampagnata, vi faccio vedere un'altra cosa. Io, sapete, vo sempre dai Koleski a guardare che c'è, a curiosare. E ci sono tutti questi contenitori da portare, usa e getta. Guardate, questi per le zuppe, se avete delle zuppe da,
da portare le chiudenze, così delle volte dice uno va anche al lavoro, o me la porto, o ne pratica, o ne qui. Guardate, messa nella borsetta, nella cestina, in ufficio, aprite, è perfetta. E anche questi qui, qui per degli spaghetti, della pasta, la chiudete, vedete? Perfetto. Io prendo, ho preso questi oggi e ci vado a mettere i cannoli. Vi faccio vedere. Eccoli qui. Uno, due, tre, e questo s'apre. Sono pratici da portare via con il loro coperchio. Sotto ci potete mettere un'insalatina, quello che volete. Apriamo il, questi li rimetto a posto. Apriamo il cannolo. Ecco qua, il cannolo è pronto, dentro c'è il pecorino, profumo fantastico, e mi sa che saranno anche buoni. Io vado ad assaggiarli, e con voi appuntamento a domani, sempre qui dall'MP di Braccagni, in cucina con Diana, su TV Prato, ricordatevelo! E se non trovate, se non vedete le puntate, cercate delle ricette che non vi siete presi appunti, andate su www.tvprato.it, nella sezione programmi in cucina con Diana, tutte le puntate che abbiamo fatto insieme. Ciao, un abbraccio, a domani! Questo programma è stato offerto da... Gradisce, signore. Che party sarebbe senza Coleschi? Coleschi, carta, plastica, party. Esiste un bar aperto tutto l'anno, comprese tutte le festività? Certo! È il Bar Valentina, a tua disposizione 7 giorni su 7 per colazioni, merende e soprattutto punto pranzo. Bar Valentina, un solo bar per 1000 servizi.